Buonasera dalla redazione TGT, tra pochissimo il nostro telegiornale, in primo piano parleremo di sanità del Santa Barbara di Rogliano, botta e risposta per quanto riguarda il nosocomio, intanto il sindaco Gallo è tranquillo, c'è soltanto un problema burocratico, è per questo che il tavolo Massicci continua a parlare del futuro nero dell'ospedale di Rogliano. Parleremo invece di un ospedale che prende fiato, lo Iazzolino di Vibo, proroga per i 31 medici precari in servizio presso lo Iazzolino dopo la riunione straordinaria con Scopelliti, e poi a San Giovanni in Fiore il dolore che cancella la festa, nessun festeggiamento naturalmente il 31 dicembre in piazza in un paese che è sconvolto insieme alla Calabria intera per la morte di 5 ragazzi in incidente stradale a cavallo delle feste natalizie. Poi parleremo dei rischi della metropolitana leggera di Cosenza, il PD dice alla Regione bisogna affrettarsi altrimenti c'è il rischio di perdere i fondi necessari, i problemi all'ufficio tributi di Cosenza e poi un suicidio probabilmente a Scalea nella stazione, è morto un 80enne che è stato travolto da un Intercity. Questo è altro dopo i titoli. Siamo alle solite, torna in bilico, o meglio si addensano nuove ombre sull'ospedale Santa Barbara di Rogliano. Il tavolo Massicci non avrebbe ricevuto la documentazione necessaria. Il sindaco Gallo smentisce e dice solo un problema burocratico, noi siamo a posto. Trovata una soluzione tampone per i 31 medici il cui contratto scade dopodomani. L'intervento di Scopelliti ha consentito la proroga, ma uno dei sanitari interessati dice ai nostri microfoni è solo una tregua. Nessuna festa per il Capodanno a San Giovanni in Fiore, annullato l'evento previsto per la notte del 31 dicembre. Il sindaco, il dolore per i nostri giovani scomparsi prematuramente, ci impone di pensare innanzitutto al dramma che tutti insieme stiamo vivendo, rispetto al quale nessuna manifestazione può servire a rendere meno forte il dolore. A rischio la realizzazione della metropolitana leggera. Il capogruppo del PD Sandro Principe lancia l'allarme e dice necessario procedere subito con le gare d'appalto. Si rischia di perdere i fondi. Caos all'ufficio tributi della Regione Calabria, dove sbrigare una pratica diventa una vera e propria impresa. Cittadini per ore in coda agli sportelli. Tensione a Cosenza, dove sono intervenute le forze dell'ordine. Tragedia nei pressi della stazione ferroviaria di Scalea, dove un 80enne è stato travolto da un treno. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. L'anziano forse era troppo vicino al bordo del marciapiede e sarebbe stato risucchiato verso il convoglio. Non si esclude tuttavia anche l'ipotesi del suicidio. Tutto pronto a Rendano di Cosenza per il concerto di fine anno in programma domani. Protagoniste le grandi musiche da film. Omaggio al compositore Nino Rota, in anteprima le prove generali. Ancora buonasera dunque, il sindaco di Rogliano Gallo è sicuro che il Santa Barbara non diventerà un poliambulatorio e che il tavolo Massicci abbia compiuto un errore materiale. Il primo cittadino conta anche sull'appoggio della regione. Valentina Palmieri, sentiamo. Tutto è il contrario di tutto. Sul Santa Barbara in questi anni si sono consumate aspre battaglie, scritti, numerosi provvedimenti da salvare, convertire, chiudere, da rilanciare. L'ospedale di Rogliano ha vissuto stagioni altalenanti. La parola fine dopo infiniti, botta e risposta sembrava averla messa la regione nei mesi scorsi quando con l'ultimo provvedimento aveva incluso il nosocomio come struttura dell'azienda ospedaliera di Cosenza, che tradotto vuol dire non si chiude. Tavolo Massicci però ha mosso rilievi. Da marzo il Santa Barbara dovrebbe diventare centro territoriale di assistenza, un poliambulatorio. Un errore burocratico, una svista, quella romana che non ha tenuto conto degli ultimi atti. Chiarimenti per quanto ci riguarda banali, nel senso che il Santa Barbara è stato fatto sempre parte, diciamo, dell'azienda ospedaliera, almeno dal 1994. Poi c'è stato, come dire, questo decreto dell'ottobre dell'anno scorso che lo tirava fuori, insomma, si è corretto l'errore, per cui per quanto ci riguarda la cosa è stata ampiamente, ecco, chiarita. Il territorio del Savuto si è già mosso con una prima riunione questa mattina tra i sindaci. Sarà la regione a dover chiarire con Roma. Rogliano ha cambiato veste in questi ultimi anni, il piano di rientro ha accelerato la riconversione della struttura. La dicitura fa riferimento al pronto soccorso, in realtà lo scorso anno il reparto è diventato punto di primo intervento, ovvero resta operativo 24 ore su 24 ma soltanto per codici bianco e verde. Altro cambiamento nel reparto di chirurgia. Reparto di chirurgia generale
chiuso invece la scorsa estate, oggi funziona come dei surgery. Aperta invece la dialisi. I macchinari per la dialisi sono arrivati al Santa Barbara qualche mese fa. Reparto che sorge nell'ala dell'ospedale di Roiano, dove fino a 20 anni fa c'era la medicina. Altri tempi, altre battaglie e altri lavori che sono durati per oltre 20 anni. Qualcosa il territorio l'ha persa, ma va bene così, il piano di rientro impone rigore. E Santa Barbara rimane aperto, anche con funzioni insomma limitate rispetto al passato, ma ci va bene, insomma, però che non venga più messo in discussione. C'è un ospedale in bilico, un ospedale invece che prende fiato, è lo Iazzolino di Vibo Valentia. 31 medici precari avranno la proroga, potranno restare in servizio. È successo tutto grazie all'incontro fra Scopelliti e i commissari straordinari dell'ASP di Vibo. Vediamo il servizio. Meno di 24 ore, tanto è bastato per trovare una soluzione ai medici precari dell'ospedale di Vibo Valentia, una soluzione tampone che sposta di 3 mesi il problema, ma se il buonsenso mostrato in questo caso continuerà a guidare l'azione di chi amministra la sanità vibonese, significa 3 mesi di tempo per trovare una soluzione concreta. Il provvedimento dell'azienda sanitaria provinciale è arrivato subito dopo l'incontro dei commissari Rosa Maria Bonadies e Marco Serra con Giuseppe Scopelliti, un incontro voluto dallo stesso governatore dopo la manifestazione dei medici ospedalieri e le pressioni ricevute attraverso una mobilitazione da noi raccontata nei suoi passaggi cruciali. Attraverso l'atto, la commissione straordinaria alla guida dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia ha quindi disposto il mantenimento in servizio del personale a tempo determinato sino al 31 marzo 2012, una decisione, viene spiegato dai vertici della stessa azienda sanitaria, per scongiurare il rischio paralisi della sanità vibonese. Comunque, sulla vicenda, il classico gioco delle parti viene interpretato al meglio. La commissione dell'azienda sanitaria intende anche che dire che nell'imminenza della scadenza dei contratti l'azienda ha sollecitato una chiara e univoca indicazione in ordine al mantenimento in servizio di tale personale. Il presidente della regione Scopelliti, nel corso dell'incontro con i commissari, ha ribadito la necessità che si mantengano gli attuali livelli di assistenza, che costituisce l'obiettivo comune e prioritario di tutte le amministrazioni, sia in regime ordinario che straordinario. Questa mattina nel reparto del pronto soccorso, quello maggiormente interessato alla situazione dei medici precari, si respirava un'aria tranquilla, tutti al lavoro, rassicurati da questa soluzione. Proroga di 3 mesi, si può essere soddisfatti? In parte, cioè, con questo abbiamo già evitato una situazione di emergenza per creare un disservizio, per evitare un disservizio sanitario per tutta la cittadinanza. Però secondo me dopo 3 mesi arriviamo sempre a punta da capo. Quindi si dovrebbe fare sistemare una situazione ben definita per lungo tempo, per i vibonesi. La mobilitazione è servita? Sì, tantissimo. Tantissimo, non tanto politicamente, ma per la cittadinanza, portare la conoscenza delle situazioni che si poteva creare, le conseguenze per il cittadino. Cambiamo argomento, non c'è voglia di festeggiare, non c'è la possibilità di festeggiare a San Giovanni in Fiore dopo la tragedia che ha colpito 5 ragazzi morti in un incidente stradale. E allora annullate tutte le attività previste per il 31 dicembre, non poteva che essere così, il lutto deve essere ancora metabolizzato, la comunità è sconvolta e ciò di cui ha bisogno è soltanto il silenzio. Emilia Canonaco, sentiamo. È ufficiale, ma forse non ci sarebbe stato bisogno di alcun comunicato stampa, di alcuna nota che spiegasse il perché di una scelta presa. L'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha annullato il capodanno di piazza organizzato per salutare tutti insieme il vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Lo ha fatto accompagnando il provvedimento con delle scuse rivolte all'intera comunità. Ma davvero qualcuno la notte dell'ultimo dell'anno avrebbe avuto voglia di scendere in strada con la bottiglia dello spumante in mano e con l'allegria che ti fa dimenticare il freddo pungente di quelle parti? Soltanto ieri quella stessa comunità ha partecipato ad un altro rito collettivo, quello dei funerali dei 5 ragazzi morti nell'incidente della notte di Natale. San Giovanni in Fiore è stata e si è comportata come un'unica famiglia.
Certo, il dolore dei genitori che hanno perso i loro figli non può essere eguagliato, raggiunto, neanche compreso fino in fondo. Ma ieri, nell'abbazia a Florenze, quei morti erano i morti di tutti. Difficile immaginare che quegli stessi giovani, quegli stessi adolescenti, quelle madri e quei padri che avranno, sia pur per un istante pensato, sarebbe potuto capitare a me, avrebbero potuto indossare l'abito e la maschera della festa per trascorrere tra musica e balli la lunga notte di Capodanno. E così l'ufficialità è arrivata sotto forma di un comunicato che cancella la festa. Ma la festa, nel cuore dei San Giovannesi, è finita ancora prima di iniziare, in quella notte di Natale in cui anche la più disincantata delle persone ha avvertito un tonfo al cuore che non se ne andrà tanto presto. Parliamo di infrastrutture, c'è preoccupazione da parte del PD che torna alla carica sulla metropolitana leggera. Nel corso di una conferenza stampa il capogruppo Sandro Principe, consiglieri regionali Maiolo e Guccione hanno chiesto a Scopelliti di accelerare le pratiche nell'aggiudicazione dei lavori. Non vorremmo, hanno sottolineato, che si perdessero i fondi, questa è un'opera strategica per tutta l'area urbana e non si possono avere tentennamenti. Sentiamo Marisa Fallico. Noi chiediamo a Scopelliti, a Mangini, era gentile di darci risposte chiare sull'attuazione del progetto della metropolitana. Un appello chiaro, quello del capogruppo del PD in consiglio regionale, Sandro Principe. La metropolitana leggera, parafrasando all'incontrario un noto personaggio di manzoniana memoria, sa da fare. Basta indugi, i fondi ci sono, le procedure finalmente dopo 10 anni sono state completate, bisogna procedere con l'aggiudicazione dei lavori. È compatto il Partito Democratico, almeno su questo. Arrende accanto a Principe i consiglieri regionali Carlo Guccione e Mario Maiolo, che all'unisono hanno ribadito la necessità di avviare l'opera prima che ci possa essere un colpo di mano e i fondi possano essere dirottati altrove. L'area urbana non può perdere una struttura di questo tipo ed un finanziamento di ben 160 milioni di euro. Una infrastruttura decisiva e necessaria, insiste Principe, non solo sul piano della mobilità, ma anche su quello culturale per dare corpo all'idea dell'area urbana. Vogliamo la certezza che si proceda rapidissimamente all'appalto in modo da non perdere questi fondi per avere nei tempi più brevi finalmente questa grande infrastruttura, perché assicurare la mobilità significa rafforzare la cultura dell'area urbana. E invece dall'assessorato regionale ai lavori pubblici fanno sapere quanto segue. La regione il 25 ottobre scorso ha trasmesso la scheda grande progetto della metropolitana alla Commissione europea ricevendone l'ammissibilità. Proprio nei giorni scorsi, il 13 dicembre, ha incontrato a Lussemburgo i tecnici della Banca Europea degli investimenti, ricevendo l'assenso preliminare che l'opera rientra nei criteri di eleggibilità della banca. La Regione ha proceduto con una nota del 20 dicembre scorso a predisporre tutti gli atti necessari affinché la stazione unica appaltante proceda entro il prossimo 10 gennaio alla pubblicazione della gara per la validazione del progetto, così come previsto dalla legge. La Regione, inoltre, ha già interessato la sua affinché proceda, dopo la validazione, alla gara europea per l'appalto dei lavori, ricevendone anche l'assenso. Parliamo anche di sviluppo, un accordo con le famiglie, le imprese e i lavoratori per far diminuire le tasse, far crescere l'occupazione e coniugare flessibilità e partecipazione. Bisogna adottare ricette coraggiose, quanto afferma Tonino Perrelli, segretario nazionale del Patto per il Sud. Ci vogliono 3 patti, dice, uno per le imprese che devono essere il volano per lo sviluppo, quindi una realtà da sostenere e incoraggiare, non un nemico da mungere e tartassare, un patto con le famiglie per difendere i redditi e aumentare le opportunità occupazionali e un patto con i lavoratori per aumentare la flessibilità del mercato del lavoro e gli spazi di partecipazione responsabile nel destino delle imprese. Cambiamo argomento, parliamo dell'ufficio tributi che è sotto assedio a Cosenza, ogni giorno è una guerra con proteste, richieste di intervento rivolte dai contribuenti alle forze dell'ordine che ormai quotidianamente ormai presidiano la struttura. Centinaia di utenti in fila agli sportelli, sbrigare una pratica diventa quindi una vera e propria impresa. Carmelo Edà, sentiamo.
Ufficio tributi sotto assedio, nuove proteste a Cosenza con le forze dell'ordine costrette ad intervenire per riportare la calma tra i contribuenti in attesa di raggiungere gli sportelli. Qui in Viale della Repubblica si è costretti a mettersi in fila all'esterno della sede della struttura regionale. Si riscuotono le quote dovute per i bolli auto, ma non solo. Un'impresa con resse quotidiane e richieste di intervento a polizia e carabinieri. La raccomandata, fax, copie ricevute, dichiarazione, autocertificazione, non serve a niente. Io voglio risolvere un problema una volta per tutti e qui fra poco l'ufficio chiude. C'è chi è tornato più volte nell'arco di una settimana per chiudere la propria pratica. Io sono 5 giorni, oggi non ho mai mangiato, c'ho i panini nella macchina là. Ho parcheggiato dalle 12 là e sono andato, cioè, io sono alle 9 qua. Dalle 9 qua a fare questa spiegazione. 3 giorni che sto venendo per poter risolvere un problema di un bollo, già pagato e tutto, mi sembra una cosa un pochettino troppo esagerata. Per ovviare al problema, gli uffici hanno deciso di consentire l'accesso previo inserimento dei contribuenti in una white list. 34, cioè fra 4 numeri se ci arrivo, alle 4:30. C'ho una certa età. Io sono il numero 53. Rischio ancora una volta, abbiamo chiamato anche la polizia, ma dicono che non possono fare niente, rischio ancora una volta di andare a casa senza aver risolto il mio problema. Bisogna prendere provvedimenti. Un pensionato di 82 anni è stato investito questa mattina da un treno, teatro della tragedia alla stazione ferroviaria di Scalea, al vaglio degli inquirenti, la dinamica dell'incidente potrebbe essere anche un suicidio. Sentiamo. Un lenzuolo bianco copre i resti del pensionato che questa mattina è stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Scalea. L'uomo aveva 82 anni ed era originario di Acerra, nel Napoletano. Da tempo però viveva nella cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino. Tutto è accaduto in pochi, interminabili attimi. Era circa mezzogiorno, allo scalo ferroviario era in arrivo il convoglio diretto a Reggio Calabria. Il macchinista si è accorto di quell'uomo che si trovava sul marciapiede, oltre la linea gialla. Ha fatto di tutto per arrestare la corsa del treno, ma l'impatto è stato inevitabile. L'82enne è stato investito e sbalzato sui binari. Una scena raccapricciante, quella apparsa ai soccorritori. Sotto shock il macchinista e i passeggeri del treno. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polfer, i vigili urbani e i carabinieri di Scalea. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica della tragedia. Il pensionato si è lanciato sotto quel treno, è stato colto da malore oppure si è trattato di una tragica fatalità? Gli inquirenti sono ancora al lavoro. Intanto i resti del pensionato sono stati portati nella sala mortuaria del cimitero di Scalea. La tratta è stata interrotta per circa 3 ore. Il traffico ferroviario ha subito ritardi e rallentamenti. Per la pagina dello spettacolo andiamo al Teatro Rendano per parlare dell'ultimo concerto, il concerto di fine anno previsto per domani sera, centrato sulle grandi musiche dei film. Vediamo il servizio. Cinematografo che passione è il titolo del concerto di fine anno che si terrà al Teatro Rendano di Cosenza, uno spettacolo esclusivo di cui abbiamo potuto seguire le segretissime prove. A dirigere l'orchestra lirico-sinfonica del teatro, che suonerà le musiche di celebri film con un omaggio a Nino Rota, c'è il maestro palermitano Carmelo Caruso. Interprete non è la prima volta, già da molti anni, di musiche da film. Lui ha interpretato musica di Morricone, di Piovani, questa sera addirittura Henry Mancini, Bacharach e soprattutto Nino Rota, perché è il centenario della nascita di Rota, quindi l'occasione per questa serata non è solo la musica da film, ma proprio commemorare questo grande della musica italiana che attraverso i film di Fellini, di Visconti, ha reso famosa, importante nel mondo la nostra musica da film. Ci sono due compositori presenti in sala che sono tra i più importanti attualmente della loro generazione, sono due circa cinquantenni nel pieno della loro carriera, musica sinfonica, musica lirica, musica contemporanea, ma che sono degli ottimi ed eccellenti arrangiatori, e sono loro che hanno arrangiato e orchestrato queste musiche per Rota, Vincenzo Palermo, il napoletano Vincenzo Palermo, e per le altre musiche da film Alberto Giraldi, romano, con l'ausilio di questa bravissima cantante che è stata anche vocalist di Ennio Morricone e che si chiama Stefania Del Prete. L'appuntamento con il concerto di fine anno al Teatro Rendano di Cosenza è per le ore 20:30 del 30 dicembre. Altro spettacolo, altro genere, molto diverso, altri suoni che sono i rombi invece delle motociclette. Vediamo il servizio perché c'è una nuova iniziativa alla pista da sci di Cosenza.
Cosenza, la pista da sci in pieno centro, è sicuramente uno degli elementi di forte richiamo delle buone feste cosentine. Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'associazione Eventi e Musica e la Red Bull, sono state anche organizzate una serie di iniziative di grande impatto. Ultimo in ordine di tempo, lo spettacolo dei Da Boot. Tutti quanti aspettano questo evento del trending quando praticamente c'è questa manifestazione che si è tenuta anche a Roma, che si chiama X-Fighter, che ha avuto un notevole successo. Si riproporrà ovviamente in maniera un po' più piccola, ma qui a Cosenza, proprio sulla strada dove ci saranno questi motociclisti che si esibiranno in evoluzioni, prendendo la rincorsa e salteranno da una rampa e faranno delle evoluzioni in volo. Sono 4 motociclisti, 3 si esibiranno con le motociclette e 1 con il quad. Si alterneranno a partire dalle 16 in poi fino alle 19, poi faranno una serie di uscite per 4 ore. Lo spettacolo è gratuito, quindi può partecipare chiunque, può venire gratuitamente a vedere lo spettacolo. Consiglio, in quanto è uno spettacolo che, voglio dire, qui non c'è mai stato, a Cosenza e provincia, quindi per gli appassionati e non, sono sicuro che sarà un'esperienza veramente forte e le immagini poi parleranno da sole. Si prevedono oggetti volanti su Cosenza, ma vediamo le previsioni del meteo invece. Un accenno dalle agenzie è doveroso all'ultima, all'ennesima intimidazione. 2 camion, un'automobile e gli uffici di una ditta che produce inerti sono stati incendiati a Curinga, nel Catanzarese. I gnoti hanno lasciato pneumatici con all'interno stracci imbevuti di liquido infiammabile e gli hanno dato fuoco. Nella ditta sono stati trovati anche alcuni pneumatici non incendiati. I danni, secondo una stima del titolare, ammontano a circa 100.000 euro. L'imprenditore nel 2008, Eugenio Sgromo, denunciò i suoi estortori. Il TG finisce qui, vi lascio a una copertina dedicata a un presepe allestito a Paola, ci vediamo alla prossima edizione, arrivederci.